Notte di tensione in Ungheria, dove le forze di sicurezza hanno impedito a numerosi migranti di accedere ai treni per la Germania. Anche nelle prime ore del mattino odierno la situazione è questa. Intanto centinaia di persone stanno continuando a manifestare. Mercoledì, in seguito ai tumulti, c'era stato un primo tentativo di prendere alcuni treni. Emergenza immigrazione anche in Serbia, dove durante la notte sono arrivati oltre 2.000 profughi. Intanto il governatore della provincia autonoma di Bolzano ha messo in evidenza che non c'è stata nessuna sospensione degli accordi di Schengen al Brennero, ma esclusivamente di una intensificazione dei controlli, e su questo se ne parlerà a Lussemburgo nei prossimi giorni. Un grappolo di diritti è stato il primo evento legato alla prima raccolta di uva avvenuta a Terra Out dopo la confisca nel 2010. Una parte è stata distribuita in cassettine da 5 kg dal coordinamento provinciale dell'Associazione Libera di Foggia, e arriveranno a Santa Maria di Leuca, dove grazie alla collaborazione con il progetto Policoro della CEI saranno offerti durante un incontro dei vescovi della regione. Questa iniziativa è nata anche con l'associazione Alter Eco. Ha messo in evidenza il coinvolgimento di lavoratori volontari e tutti i ragazzi annessi alle misure alternative al carcere. Un bene confiscato alla criminalità deve essere considerato un bene della città. Il mercato della pallavolo, sia a livello maschile che a livello femminile, propone importanti acquisti per le due formazioni della città di Cerignola. In campo maschile ci sono state delle conferme. Da una parte, per la quarta volta, Luca Lanzone tornerà a rivestire il ruolo di capitano dell'Iposea Udas, a cui si aggiungono due nuovi elementi: Riccardo Garofalo, siciliano, e Vittorio Del Vescovo, palleggiatore. Il primo è uno schiacciatore ricevitore. Nelle sue prime dichiarazioni ha detto: "Sono molto contento di aver sposato questo progetto e la società è molto ambiziosa e carica e per questo ho accettato subito". Sullo stesso livello anche Del Vescovo, palleggiatore, nato a Foggia 22 anni fa e che aveva già giocato nella squadra dell'Iposea nella stagione 2013-2014. Ricordiamo che la formazione opantina disputerà il campionato di serie B2 nazionale di volley. Per ciò che concerne invece la pallavolo cerignola, c'è una importante riconferma, quella di Rosaria Rubino. Il talento della serie D e non solo giocherà ancora per un altro anno nella compagine pallavolistica. "Sono orgogliosa di vestire questa maglia", ha detto, "che ho sentita mia sin dalle prime volte in cui l'ho indossata nella passata stagione". La stessa società ha informato che altri importanti colpi di mercato sono stati conclusi e verranno comunicati nei prossimi giorni.